sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai visto una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Presentarono a Gesù un muto, ma era muto perché il demonio gli toglieva la parola, gli impediva di parlare, quindi era un ossesso. Allora Gesù comanda al demonio di lasciarlo, di uscire, e allora il muto incominciò a parlare. La gente rimase stupita, diceva: «Ma quanto mai abbiamo visto una cosa simile?». E allora alcuni farisei, i soliti ipocriti che debbono criticare tutti e non sanno amare nessuno, e dicevano: «Ma chi gli dà questo potere?». Loro escludevano che fosse il Figlio di Dio, il Messia, venuto, mandato dal Signore. Dunque, cosa rimaneva da dire di fronte a questo miracolo? Una potenza che viene dall'inferno. Questo è d'accordo col capo dei demoni. E allora Gesù non dà retta a loro. Non li ascolta e lascia perdere. Percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, annunciava il Vangelo e guariva da ogni malattia e da ogni infermità. Qual è la differenza tra la malattia e l'infermità? La malattia è un male che può prendere qualsiasi parte del corpo, però è periodica, poi passa. La polmonite, la febbre a 40. Invece l'infermità è una condizione permanente. Un braccio anchilosato, le gambe rattrappite e così via. Annunciava il Vangelo e guariva. Vedendo però la gente che era così confusa, smarrita, incerta nelle cose da fare, soprattutto era stanca di un sacco di precetti,
quello non lo devi fare, quell'altro devi stare attento, se devi mangiare ti devi lavare, se passi là il sabato non puoi fare più di 5 chilometri. Insomma, è una caterva di leggi da cui non sentivano venire fuori una gioia, un entusiasmo, come chi invece ama in libertà, nella certezza che quello che fa piace a Dio e che il Signore lo benedice, lo guarisce per una consolazione non soltanto del benessere fisico, ma della purezza, della luce che si accresce nell'anima. Voi provate queste cose, certamente, e allora capite quello che sto dicendo. E dice Gesù: sono pecore senza pastore. E si rivolge ai discepoli: voi dovete pregare il Padre che mandi operai nella sua messe, cioè che mandi gli evangelizzatori che vengono a farvi conoscere la verità, vi fanno conoscere il Padre, vi fanno consapevoli della ricchezza che vi aspetta, il paradiso. Insomma, queste cose le dovete sapere, allora proverete la gioia, la perseveranza, l'entusiasmo, sentite di essere veramente figli di Dio, non gente sbattuta, abbandonata, confusa e disperata. Bella differenza. Avete fatto il sacrificio di alzarvi, avete pregato alla Madonna, stiamo adorando il Signore, celebrando anche la parola di Dio, consacreremo il pane e il vino, riceverete il Signore. Questi sono dono grandi, consolazioni grandi. Non è che lo facciamo stamattina e poi dobbiamo aspettare un anno e mezzo. Oggi, a qualunque ora, domani ricominciamo e il Signore è sempre a disposizione. Ma pensate, quando stiamo male, gli chiama un po' il medico, non ci sta. E poi, adesso che ci vuole quella medicina? Non si trova. Sì, l'abbiamo trovata, però costa un occhio della testa. Sono difficoltà serie. Il Signore non fa nessuna difficoltà. Gli diciamo: Gesù, perdonami, ma mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. E allora, come ha detto San Pietro, pace i miei agnelli, pace le mie pecore, fai quello che ti ho detto, dimenticati che mi hai rinnegato, che mi hai negato. San Pietro pianse per tutta la vita, però Gesù l'aveva liberato, purificato, e sarà quel saggio uomo a guidare i suoi fratelli fino alla morte. Che bello, si rinasce dentro. Oggi celebriamo la festa di San Francesco, Antonio Maria Zaccaria, nacque a Cremona, in Alta Italia, nel 1502 e morì nel 539, visse solo 37 anni, un uomo molto intelligente, laborioso, timorato di Dio, un uomo di preghiera. Prima di incominciare a lavorare, era un medico, prima di cominciare a lavorare pregava un'ora, due, la mattina presto, poi faceva il suo lavoro, ma giovanissimo sentì la chiamata di Dio a diventare sacerdote. Ordinato sacerdote, si dedicò soprattutto ai giovani, li vedeva sempre così sbandati, demotivati. Quando senti un ragazzo che ti dice: ma io che posso sperare, che non ho fiducia, non riesco a trovare un lavoro, ho fatto tanto per raggiungere la laurea, adesso sono un ozioso,
uno che gira a vuoto. Ecco, lui per i giovani aveva una passione, poi per l'istruzione del popolo, gente senza pastore, dice l'Evangelista Matteo, così li ha definiti Gesù. L'istruzione, chiamava, catechizzava e voleva che fossero consapevoli della verità del Vangelo, perché sennò poi o non ci si pensa per niente, quindi inutile che il Signore sia venuto, oppure appena cominciamo a dare qualche passo incontri Pasquale che ti dice no, è vero fino a questo punto, poi, non è. Poi incontri Giovanni che ti dice ti rovescia ancora. Ogni eresia è possibile, capite quello che voglio dire, no? Se mezza Europa si è staccata dalla Chiesa, prendete il protestantesimo, l'anglicanesimo, tutte queste eresie, è un motivo, c'è, e vuol dire che il popolo non era ben preparato e istruito, perché dove lo era, pure se è scoppiata l'eresia, sono rimasti fedeli. Se voi andate a leggere la storia delle persecuzioni in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Spagna, vi mettete le mani nei capelli. Quanti martiri, che eroismo! Quelli erano cristiani bene fondati nel Vangelo, nella fedeltà alla Chiesa, nella frequenza dei sacramenti. Ecco, Sant'Antonio Maria Zaccaria si dedica all'istruzione, all'educazione dei giovani e poi all'educazione anche del clero, a ricominciare a parlare ai sacerdoti perché capissero meglio quello che dovevano insegnare, che diventassero degli ottimi maestri. Bello quando è così, perché allora il sacerdote per primo gusta i doni di Dio e li fa gustare anche ai propri fedeli. 37 anni di vita, un bene immenso. Quando si ama Gesù, questo accade. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ostinazione nei peccati. Ricordi i vignaioli? Ormai han fatto propria la vigna del padrone, ma giustamente lui all'arrogante abuso vuol mettere riparo. Di tanto in tanto manda un suo fedele servo per riaver diritto, ma quelli lo maltrattano e fuori dalla vigna gli tolgono la vita. Infine manda il figlio, pensando giustamente di lui avranno rispetto, ma al veder l'erede l'afferrano e l'uccidono. La vigna sarà nostra. È chiara profezia del popolo eletto. Domanda: che farà? Li punirà a dovere e affiderà la vigna ad altri vignaioli. La storia di un popolo è storia d'ogni uomo che si ribella a Dio, abusa dei suoi doni, fa scempio della grazia, s'ostina nei peccati, accumula le colpe, respinge la sua voce, calpesta il suo amore. Pietà di noi, oh Dio, col sangue del tuo figlio, tu lavaci, Signore.